Dopo librerie ed edicole scende in Italia anche il numero dei bar. Il dato emerge nel rapporto di Confcommercio sulla ristorazione, settore nel complesso in ascesa. Ce ne parla Alessandra Azzolini. Ancora oggi sono 5 milioni gli italiani che fanno colazione al bar tutti i giorni. È l'ultimo baluardo di resistenza per i caffè, gli unici esercenti in sofferenza nella ristorazione. Un settore che, sottolinea la FIPE, con 46 miliardi di euro, gode di ottima salute. Nelle grandi città del centro-nord, specie nei centri storici, chiudono le edicole, i negozi di quartiere e anche i bar, che stanno cedendo il posto a paninoteche, kebab e finti takeaway di ogni genere. Più 54% il loro boom. Le ragioni? Sono esercizi più piccoli, pagano meno tasse e hanno pochissimo personale. Ma se cambiano i ritmi di vita, i luoghi di consumo e gli stili alimentari, una cosa è certa: la passione degli italiani per il ristorante e la buona cucina non accenna a tramontare. Più 336.000 imprese in un anno, quasi una su tre gestita da donne e l'11,6% da cittadini stranieri. Un trend che si rafforza sul lungo periodo. In 10 anni la spesa negli italiani per mangiare fuori è aumentata di 4,3 miliardi, mentre quella in casa si è ridotta di 9 miliardi di euro. In impennata anche l'occupazione. Nel settore lavorano 1,2 milioni di addetti. Anche qui oltre la metà sono donne e in maggioranza giovani. La ricetta della ristorazione per battere la concorrenza sleale? In cucina, qualità, sostenibilità e fantasia.